Noi abbiamo avuto la fortuna di incontrare Augusto Coppola quando avevamo vinto Principi Attivi e quindi dicevamo ok, ma adesso che dobbiamo fare? Con Augusto Coppola abbiamo trovato motivazione, ispirazione, voglia ed entusiasmo di andare avanti e soprattutto è stato bravo perché all'epoca ci ha aperto la testa. Io ricordo ancora un suo passaggio che disse: "Ah, c'hai il dottorato? Ah, ti sei laureato con il massimo dei voti? Bravo!" Poi magari dietro le slide c'erano persone che a 20 anni, a 22 anni, a 23 anni avevano fatto una startup di successo, l'avevano portata sul mercato, avevano fatto dell'exit. Questo ti crea un modello di riferimento. Allora noi certe volte abbiamo dei modelli di riferimento che sono troppo bassi, cioè noi ci confrontiamo con i ragazzi che magari stanno ancora 3 anni all'università e stanno fuori corso e diciamo ah vabbè noi siamo più bravi e con questa consapevolezza usciamo e diciamo adesso tutte le aziende mi verranno a chiedere il curriculum per assumermi. Assolutamente no. Grazie a questa visione che mi ha dato Augusto Coppola abbiamo iniziato a lavorare con MRS e abbiamo iniziato poi a crescere con entusiasmo, ma anche con l'ottica giusta di chi vuole fare veramente impresa. Oggi per me è sempre un piacere rivederlo e riascoltarlo perché può caricare di entusiasmo a mille e quindi passo la parola direttamente a lui. Grazie. Grazie. Ok, buongiorno a tutti. Mi chiamo Augusto Coppola, come avrete intuito. Mi scuso del ritardo, mi sono partito alle 6 da Roma, quindi diciamo. Allora, mi è stato chiesto di tenere un seminario un po' su tutto e quindi l'ho intitolato Dal perché al per come. In 2 ore vi spiego tutto, la finiamo e così diciamo andiamo rapidi. Allora, cominciamo subito. Prima vi dico chi sono. Allora, in Italia si fa un gran parlare di start-upper, è difficile trovare start-upper, io sono uno start-upper, ho iniziato, diciamo, mi sono laureato in ingegneria, poi ho fatto una carriera tradizionale, 15 anni fa a un certo punto ho fatto, ah cacchia, quasi quasi mi metto a fare una start-up. E quindi sono andato a raccontare in giro, guardate, sto cercando di fare una start-up, e questa fu la reazione dei miei amici. Poi sono andato dal mio capo, gli ho fatto, guarda, io do le dimissioni, lascio il posto fisso, vado a fare una start-up, questa è stata la sua reazione. E poi sono andato a dire, cacchio, faccio questa startup, sono andato a dirla agli specialisti e questa è stata la loro reazione. Comunque, la mia startup è stata un successo. Che significa un successo per una startup? Significa che questo è quello che abbiamo ritornato ai nostri investitori, cioè in meno di 4 anni gli abbiamo tornato oltre 60 volte i soldi che ci avevano messo, anzi quasi 65. Per ogni milione investito noi gli abbiamo ritornati 65 milioni in meno di 4 anni. E io me lo ricordo quando sono andato a raccontarglielo, no? Me lo ricordo bene. Mi ricordo perfettamente cosa mi dissero. Mi dissero che ero figo, mi dissero che lo sappiamo. Non ci avevo mai avuto nessun dubbio che tu facevi i soldi. Sei il più figo del mondo, il progetto più figo del mondo, siete bravissimi, bravi, chi è proprio figo, figo, figo. Ho fatto cacchio, fa sta roba delle startup è facile, ne faccio un'altra, stavolta i soldi li faccio io. E questa volta le reazioni furono differenti, perché questo è quello che dissero i miei amici. Questo è quello che hanno detto gli specialisti, questo è quello che hanno detto gli investitori e infatti, come potete immaginarvi, questa è come è andata la mia seconda startup. È stato un completo fallimento. Ora, quando si parla di fallimento, in Italia si pensa sempre che uno non paga i dipendenti. Queste robe qui non è un mondo delle startup. Quello che significa una startup, un fallimento di una startup è che questo è quello che abbiamo ritornato ai nostri investitori. Cioè abbiamo letteralmente bruciato i soldi che ci hanno dato e basta. E io me lo ricordo quando sono andato a raccontargli questa cosa, non mi sembravano molto felici e più o meno questo è quello che mi hanno detto. E allora io ho imparato un po' di cose da questa, diciamo, come si dice, da questa mia avventura. Se siete preoccupati che adesso muoia di fame, purtroppo questo affare non riesco a gestirlo, ho imparato diverse cose. Una delle cose che ho imparato è che quando le cose vanno bene, l'investitore fa i soldi, quando le cose vanno male si sfoga dando un sacco di insulti, no? E allora ho fatto una grande decisione e sono diventato investitore. E attualmente sono il responsabile degli investimenti di L Venture, che è un fondo di venture capital quotato a Milano, il primo fondo italiano a essere quotato in borsa, e in particolare sono il direttore dell'acceleratore Luis Labs a Roma, un posto strafigo, chiunque, questa è una fotografia del mio ufficio, sta dentro la stazione Termini, chi passa dentro la stazione Termini vuole salire. Cioè entrate e vi sembra di stare veramente Alice nel Paese Meraviglia, un posto fuori proprio da ogni vostra prospettiva più rosea. Inoltre sono uno degli ideatori di una cosa che si chiama Innovation Lab. Innovation Lab è un'iniziativa che insegna ai giovani come si fa a valutare il potenziale business di un'idea, a presentarla in maniera efficace agli investitori privati. Molti, in Italia la cosa buffa è che ci conoscono in pochi, anche se siamo passati anche per Lecce. In meno di 3 anni da Innovation Lab sono nate 30 start-up finanziate da privati. E quest'anno la JP Morgan Chase Foundation da New York ha deciso che
Innovation Lab è il progetto di creazione e imprenditoria mondiale che verrà sostenuto. Ok, quindi siamo fighissimi. Fantastico, allora, se siamo fighissimi posso raccontare un sacco di cose. Sempre riesco ad andare avanti. Allora, cominciamo un po' da, ho detto dal perché, e quindi cominciamo a parlare delle stesse start-up, no? Un dubbio. Il panorama delle start-up fino a ieri, qua si vede malissimo, c'era il deserto, non c'era un cacchio. Io mi ricordo quando andavo in giro a raccontare che le start-up erano una cosa importante e che bisognava farla, la gente si scompisciava da ridere, anche in Puglia, cioè voglio dire, mi ricordo, ho raccontato nel 2011 fra veramente Frizzi e Lazzi. E invece oggi questa è la situazione, questa roba è esplosa, no? Cioè piena di iniziative. Allora, la domanda che vi potete fare voi è: ma sono una moda o sono una necessità? Allora cerchiamo di capirlo, perché così ci aiutiamo un pochettino a capire dove sta andando il mondo. E quindi faccio delle riflessioni. Allora, il 50% delle startup fallisce in 5 anni. Per la parola startup, in questa parte della mia presentazione, intendo qualsiasi azienda che apre, sia se volete fare la nuova Facebook, sia se volete aprire una pizzeria al taglio in centro a Lecce. Entro 5 anni il 50% delle nuove aziende fallisce. Questa statistica non è la statistica di Lecce, non è la statistica dell'Italia, è una statistica che è incredibile, ma è praticamente costante in tutto il mondo. Cioè, se aprite in Silicon Valley, se aprite a Roma, se aprite a Kathmandu, avete il 50% di possibilità che la vostra startup, qualunque cosa essa faccia, chiuda entro 5 anni. E inoltre vedrete che, tra le altre cose, la probabilità che vi restituisca dei soldi è ancora bassissima, circa il 30%. Non vi fa rientrare dell'investimento, per capirci che significa, è il business dei tassisti, no? Che pagano la licenza, poi con la loro azienda si pagano lo stipendio, ma non rientrano mai dei soldi della licenza. La soldi della licenza ci rientrano quando vanno in pensione e se la vendono. Quindi è presente che il 50% fallisce, il 30% non ci rifà dei soldi che ci avete investito, ok? Questo è il mondo dell'imprenditoria, fare l'imprenditore è difficile. Nessuno ci capisce un cavolo. Quanti di voi conoscono Bessemer Venture Partner? Alzi una mano. Quanti di voi conoscono Bessemer Partner? Alzi una mano. Che cacchio sei? Quanti di voi conoscono? Quanti di voi conoscono Marchionne? Alzino la mano. Ma dove cacchio vivete nel passato? Ah, Bessemer Venture Partner sono quelli che hanno inventato l'industria del venture capital. Sono così famosi, qui si legge male, che su... Allora, innanzitutto l'hanno inventato nel 1900. Questa è una pagina di Wikipedia, non mi che nel 1911 l'hanno inventato e sono così famosi e hanno una reputazione così alta che sono gli unici al mondo che si possono permettere di scrivere su internet tutte le stupidaggini che hanno fatto. E questa è gente che ha detto di no, qui si legge male. Non ha investito in Google, non ha investito in Federal Express, non ha investito in Hewlett Packard, non ha investito in Intel, non ha investito in Apple, Steve Jobs è andato là e ha fatto, ah, sono Steve Jobs, ho questa idea di Apple, e poi abbiamo fatto Steve Jobs. Ma tua cazzo, ma pure te fai i sorti, ma ritorno, ma puzzi, torna in Silicon Valley, ok? Sta gente ha fatto questo tipo di errori, quindi se questa gente che è fighissima fa questo tipo di errori, di questa roba potete essere sicuri che non ci capisce niente nessuno. Ogni volta che arriva qualcuno e vi dice, mo se vi spiego come si fa una startup di successo, voi versate e ve ne andate, ok? Perché se io sapessi come si fa una startup di successo, se non fa una startup di successo, sto moltiplicando per 50, per 60, per 80 i soldi, ma vi pare che voi vengate a voi? Andiamo avanti. Allora, siccome non ci capisce un cavolo nessuno, allora dice, cacchio, qua il 50% crepa, il 30% non ci rientra, non ci capisce un cavolo nessuno, è sicuro, è una moda, ce lo stanno a mettere in quel posto. La risposta è no. Ok, e adesso vi dimostro perché. Parola ai dati. Quando si parla di dati, in tutto il mondo, ma in Italia è sempre necessario fare due precisazioni. La prima è che un signore tedesco diceva che non esistono dati, ma solo interpretazioni, e che spesso queste interpretazioni sono assolutamente demenziali, quindi sappiate che adesso vi presento i dati, ma voglio dire, presentandovi i dati, vi presento anche le mie interpretazioni, sperando che non siano demenziali. Cominciamo. Allora, scelta di un impiego. Quando mi sono laureato io, nel 1990, diciamo più o meno la percezione del lavoro era questa cosa qui. Qui ancora si vede male, là si vede la grande azienda, un posto strafigo in ferrocemento con gli uccellini che facevano chip chip. La startup erano quattro sfigati che non avevano trovato da nessuna parte, stavano a casa di Ciccio e si bevevano la birra. E se, quindi era facile scegliere. Cioè, voglio dire, fra andare a lavorare in Finmeccanica e andare a lavorare in una startup non ci penso manco due volte. Purtroppo oggi il mondo non è più così per voi e quindi c'è sempre più il rischio che quella di sinistra si trasformi in una baracca e i quattro sfigati siano una nuova Facebook. E quindi la prima cosa che dovete imparare è che il mondo delle scelte facili è finito.
Questo non significa che voi dovete per forza andare a lavorare in una startup, assolutamente no, le startup falliscono, il 50% chiude, il 30% ci rientra, vi state afficcando un mare di guai. Il punto cruciale è che oggi, quando cercate il vostro lavoro, dovete accendere il cervello. Allora, chi fa startup sa che invece, diciamo, siccome chi fa startup cerca sempre la verità, sa che non crede alla ragione, no? Voglio dire, tutti quanti in realtà ci piacerebbe essere, cioè noi abbiamo la tendenza ad essere massa pecorile, a seguire le cose. Purtroppo sta roba qui non va più di moda, non funziona. Per cui quando cercate lavoro cercate di usare il cervello, dove cacchio sto andando, perché ci sto andando, dove sto impiegando il mio, le cose che so fare, ok? Faccio un confronto fra l'Italia e gli Stati Uniti perché diciamo, la cosa che tutti quanti pensiamo è che cacchio stai a confrontare Italia e Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono un posto fighissimo, i grattacieli, le cose. L'Italia, un carretto di gente che si muove, di morti di fame. Vediamo se è vero. Questi sono i dati, purtroppo sono del 2012 perché nel 2013 hanno cambiato il sito, non si riescono più a trovare. Quindi nel 2012 questi sono i dati del Fondo Monetario Internazionale, quindi sono dati ufficiali, ok? Ah, nei dati ufficiali ho scoperto che il PIL degli Stati Uniti è 14.700 miliardi, lo vedete là sopra. Quello dell'Italia è 2.170 miliardi. Significa che gli americani, lì vedete il numero, fanno circa 6 volte e mezzo il PIL che facciamo noi, cioè 6 volte e mezzo più ricchi. E tu dici, grazie a cavolo, sono molto ricchi. Ah, mi sono grattato la capoccia e ho fatto, ma quanti americani lavorano? E allora sono andato a leggere, ho scoperto che in America lavorano 141 milioni di americani, che sono il 46% della popolazione. In Italia lavorano 23 milioni di persone, che sono il 38% della popolazione. Più o meno, adesso famo finta che non ci stanno le cose, e te credo che fanno 6 volte la ricchezza che famo noi? Lavorano 6 volte di più. Cioè, se, no? Voglio dire, anche noi se ci avessimo 141 milioni di persone faremmo lo stesso PIL. Poi ho fatto, ma è così, sti numeretti che vedo, no? Fanno così, allora andavo a vedere quanto produce, quanta ricchezza produce un singolo lavoratore. Ho scoperto che in America un singolo lavoratore produce, facendo la divisione, la potete fare anche voi, $104.000. Cioè ogni persona che lavora in America produce PIL per $104.000. Ogni persona che lavora in Italia produce PIL per $94.000. Che fa un rapporto di 1:10. E allora, siccome devo dare questi sono i numeri, ok? Numeri, fatti, punto, non ci aggiungo nessuna cosa, ve li lascio a voi. Vi do la mia interpretazione adesso. E la mia interpretazione è in tutti questi cavoli di numeretti qua, li vedete? Queste piccole differenze. Invece non è 1, è 1:10. Allora, la mia interpretazione, visto che ci sono passato un sacco di tempo agli Stati Uniti, è che non è che gli Stati Uniti sono più bravi di noi, non è che sono più bravi di voi. Più o meno fanno la stessa cosa che famo noi. È che il sistema del lavoro funziona un pochettino meglio. Gli americani lavorano più di noi, un po' perché sono americani, gli piace lavorare a noi, ma che me frega, cioè voglio di no, non è che... Però è anche vero perché è un po' più facile trovare lavoro, producono un po' più di noi, perché il sistema funziona un po' più meglio, ok? Lo vedete quanto funziona? Il 10% meglio sembra così a vederlo, no? Ok. Ah, siccome quello che succede negli Stati Uniti, abbiamo imparato tutti quanti, su questo siamo tutti d'accordo, dopo qualche anno arriva in Europa e dopo qualche anno arriva pure in Italia, vediamo che cacchio sta succedendo negli Stati Uniti, vediamo se che cosa ci porterà lì, no? Allora, dove viene creato il lavoro negli Stati Uniti? Beh, che ci crediate o no, qui vi c'è anche il link, lo potete andare a cercare, tutti i posti di lavoro creati negli Stati Uniti, attenzione, non tanti, non la maggior parte, non la stragrande maggioranza, tutti i posti di lavoro creati negli Stati Uniti sono creati da start-up. Per start-up, ripeto ancora una volta, parliamo di qualsiasi attività appena aperta. Cioè, quello che succede negli Stati Uniti è che le aziende che hanno più di 5 anni perdono più dipendenti di quante ne acquiscono. Uno perde dipendenti, no? Uno dà le dimissioni, quell'altro va in pensione, qualcun altro muore, qualcun altro lo cacciamo a calci in culo e poi magari ne assumiamo, ne andiamo via 4, ne assumiamo uno, no? Ecco, il numero di dipendenti che perdono le aziende che hanno più di 5 anni cresce di anno in anno. E sapete la cosa buffa? È esattamente quello che succede in tutto il mondo. Figa questa cosa qui, cominciamo a pensarci, cacchio, le aziende che hanno più anni perdono più persone di quante ne assumono. Ah, come fa a crescere il numero degli occupati negli Stati Uniti? Banalmente cresce perché le start-up non solo assumono abbastanza persone per riequilibrare quelli che le grandi aziende stanno a perdere, ma ne assumono addirittura di più. Questo è il motivo per cui negli ultimi anni, chi segue i giornali lo sa, tutte le amministrazioni americane, sia repubblicane che democratiche, stanno spingendo nelle start-up, perché se vogliono mantenere negli Stati Uniti i livelli di occupazione previsti, l'unico modo che c'è è quello di investire nelle start-up.
E qui cominciate a far girare, ecco perché arriva la moda, arriva la moda delle start-up, ma sta roba arriva dall'America, perché parte dall'America? Per questo cavolo di motivo qui, ok? Ah, voi dite, vabbè, però mi stai coglionando. Io lavoro in una grande azienda, guadagno, facciamo dei conti, guadagno 100.000 euro l'anno, mi cacciano, mi riassumo la start-up, guadagno 25, sì, è chiaro che ho un lavoro, però la ricchezza è diminuita di 4 volte, ok? Quindi il posto di lavoro è rimasto uguale, ma la ricchezza scende. Allora vediamo se è vero, ok? Tenete presente che questa statistica vale anche in Italia, eh? Le start-up assumono 2 volte di più le persone che vengono, anche se sono talmente poche che... Ok, vediamo se è vera anche in Italia, se è vera questa cosa. Allora, a questo punto invece di parlare di start-up generiche, comincio a parlare di start-up, quelle di cui parlavate prima, quelle tecnologiche, ok? Vediamo un po' se questa start-up effettivamente vale sta regola. Allora, ho preso un'azienda italiana, un'azienda figa, sono andato il 6 luglio 2013 su Yahoo, ho preso i dati ufficiali della borsa e ho scoperto che Telecom Italia, che è un posto strafigo, in Italia HC sta per Red Counter, che mi piace fare l'americano, 82.900 dipendenti. Quanti ricavi fa? 37,4 miliardi di dollari. Cioè Telecom Italia nel 2012 ha fatto 37 fischia miliardi di dollari di ricavi. Quanto vale sul mercato? Se la volete comprare, cioè avete un po' di soldi, no? Invece di comprarvi l'Inter, vi comprate Telecom Italia. Dovete dargli 12,7 miliardi di dollari. È il valore di mercato. Dopodiché, questi sono i dati. Mo' ho fatto una cosa io. Ho diviso sto numero per sto numero. Cioè, mi sono chiesto, ma un dipendente di Telecom Italia quanto vale secondo la borsa? Ho scoperto che vale 150.000 euro. Cioè, ogni dipendente, ogni volta che Telecom Italia assume una persona, secondo la borsa, aumenta il valore dell'azienda di 150.000 euro. Questo già vi comincia a interessare, perché se l'azienda per ogni persona che assume aumenta di 150.000 euro, significa che al massimo lo stipendio non può neanche arrivarci a 150.000 euro. E guardate, sono un sacco di soldi, perché sono andato a scoprire, vi ricordate che gli italiani in media fanno 94.000 euro per PIL, no? Ve lo ricordate, l'avevo fatto vedere prima? Sono un sacco di soldi, perché significa che ogni dipendente di Telecom Italia fa il 60% in più di quanto facciamo noi poveri pagliaccetti qui dentro. Ok? Quindi è vero che producono un sacco di cose, ma che cacchio fanno le start-up americane? Ta-da! Allora, cominciamo da aziende che qualche anno fa erano start-up per arrivare a quelle che sono diventate start-up da poco. Oracle. Oracle ha più dipendenti di Telecom Italia, fattura di meno di Telecom Italia, però, ahimè, vale 10 volte Telecom Italia. Se non ci credete, provate a pensarci, voi preferite comprare azioni di Telecom Italia o quelle di Oracle? Ok? Quanto vale un dipendente di Oracle secondo il mercato? Vale 1.200.000. Cioè ogni volta, ogni persona che lavora in Oracle vale 1.200.000. E infatti produce 12 volte quello che produce un americano medio. Poi ne prendo una un po' più giovane, Microsoft. No, ma c'ha sempre più dipendenti di Telecom Italia. Fattura il doppio di Telecom Italia. Vale, so, 20 volte Telecom Italia. Quanto vale un dipendente della Microsoft? 3 milioni. Cioè vale, produce ricchezza per 30 volte quanto la producono gli altri americani. E andiamo avanti. Apple, Google, LinkedIn. LinkedIn, cioè è una roba che, voglio dire, 10 anni fa non stava manco nella capoccia quello che l'ha formata, capito? LinkedIn infatti ha 3.800 dipendenti, fa ricavi per poco più di 1 miliardo, vale 21 miliardi. Quanto vale un dipendente di LinkedIn? 5 milioni e mezzo. Cioè 53 volte quanto valgono gli altri americani fessacchiotti. Lì Facebook, lo scorso anno è andato in bordo tutti quanti, ah ma Facebook va avanti. Facebook ha 4.900 dipendenti, fa ricavi per 5 miliardi e mezzo. Secondo il mercato vale 50, quel giorno lì, valeva 59 miliardi. Significa ogni dipendente Facebook porta ricchezza per 12 milioni, cioè 115 volte degli altri. Lo sapete che significano questi numeri? Questi sono i numeri, non sono discutibili. La mia interpretazione, sapete che significa secondo me questi numeri? Sapete che significa il fatto che le aziende perdono, quelle normali perdono dipendenti e queste non solo le assumono ma valgono così tanto? Significa che l'informatica sta facendo il suo porco mestiere, sta tagliando i lavori stupidi, i lavori in cui non c'è bisogno il vostro cervello, lo può fare con un computer, tutti quei lavori là sono finiti, se state facendo sta roba qua, cominciate a trovarvi un pezzo di terra che è un bel lavoro, figo e vedata magnà, perché quei lavori lì sono finiti. Per andare a lavorare, per competere oggi in questo mondo, dovete essere in grado di produrre quel tipo di ricchezza là. Guardate che vi pagano, eh. Cioè in America, in cosa, come si chiama, in Silicon Valley, è impossibile trovare un cavolo di programmatore. Un programmatore appena laureato guadagna fra gli 80 e i 100.000 dollari l'anno.
Un product manager guadagna un quarto di milione di dollari l'anno, più stock option e così via, quindi se strapagano. Allora, quello che sta accadendo negli Stati Uniti è che tutti, e guarda caso, io ho il sospetto che sia pure quello che sta succedendo in Europa e anche in Italia, è che tutti i lavori a basso valore aggiunto vengono tagliati. È giusto, non so di che giusto o sbagliato, non me ne frega niente, non sto qui per far filosofia. Vi sto dicendo la mia interpretazione dei dati che leggo, basata sui dati, però non basata sul fatto che stamattina ho deciso che è così. Ok? Sulle volte che ci ho sbattuto il grugno. Ecco perché, secondo me, in America stanno puntando non solo sulle start-up, ma stanno puntando sulle start-up tecnologiche. Perché producono lavoro, e producono lavoro che produce ricchezza in maniera impressionante. Però se vogliamo stare in questo mondo, ragazzi, dovete stare, cominciare a pensare che qua dentro c'è la vostra ricchezza, ok? Quello che è accaduto, guardate, quando ho iniziato a lavorare io, diciamo ai tempi di Annibale, cioè voglio dire, quando lavoravo per gli americani facevano la revisione delle mie performance una volta l'anno, cioè una volta l'anno cominciavano a farsi, ma questo Coppola, ma gli stiamo a dare tutti questi soldi, ma vale la pena, daglieli. Oggi mi dicono gli amici che stanno a San Francisco che le revisioni delle performance dei dipendenti vengono fatte una volta al mese. Una startup romana ultimamente è andata a Copenaghen, a un acceleratore di Copenaghen, dopo 20 giorni hanno buttato fuori a calci in culo perché non fatturavano. Chiaro? Allora, non sto dicendo né che bello né che brutto, non sto dando nessun giudizio di merito, vi sto dicendo quello che sta, secondo me, accadendo nel mondo. Quindi, indipendentemente dal fatto che voi farete una startup o no, è importante che voi capiate come funzioni una startup, perché tutti voi qua dentro, pure l'assessore che è andato via, ci avete una startup, voi stessi, ok? Perché dovete, stiamo in un mondo che è giusto, sbagliato, bello, brutto, piglia quello che sappiamo far noi e ne produce ricchezza, o se non la produce ci manda a morire ammazzati. Chiaro? Questo è il motivo per cui in tutto il mondo, il motivo vero per cui in tutto il mondo c'è questo interesse per le startup. Poi, come sempre, non tutti lo capiscono. Io sono chiaramente genialoide, quindi voglio dire, ma l'ho semplicemente copiato dalle altre cose, voglio dire. Ma chiaro? Quindi col cavolo che è una moda, è una necessità. Ok, ho detto, siamo partiti dal perché, ma andiamo al per come. Vi spiego come si fa una startup in 5 minuti, voglio dire, così. No, una startup di successo, Ok? Vi dico semplicemente come secondo me bisognerebbe fare le cose. Ok, cominciamo. Alzate la mattina, ci avete un'idea, cacchio, parto, faccio questa startup fighissima. Come è fatta un'idea che funziona? Un'idea che funziona ha una struttura. Se l'idea che è balzata la mattina, faccio sta roba qua, quasi certamente è una fregnaccia col pennacchio. Le cose che funzionano hanno una struttura che è fatta da due parole che si chiamano vision e mission. Siccome sono due parole super usate, e su internet andate e ve le prendono in giro, vi giuro che sto dicendo sul serio. Su internet trovate addirittura generatori automatici di vision e mission, ma in realtà sono concetti semplici, io vi spiego in 5 minuti. Una volta che vi siete imparati, andate e vi vendete consulenza a Telecom Italia, ok? Allora, cominciamo. Vado veloce e ve la faccio breve. Racconto sempre due storie quando racconto sta roba qua. La prima è la storia dell'impiegato dell'ufficio brevetti di New York che era, come si dice, pigro ed era anche artritico. Io non so se ci avete presente, avete mai visto un avvocato a Lecce? A Roma è pieno, no? Sapete che a Roma ci sono più avvocati a Roma che in tutta la Francia, no? E tu li riconosci subito, sembrano delle bestie da soma, vanno in giro con i faldoni. Io ho su quella cavola di chiavetta, ho l'enciclopedia britannica, io li vanno in giro così, no? Per la strada. Provate a immaginarvi qual è la situazione degli anni 30, del 1930, così, cioè, all'epoca, come si facevano le fotocopie? Qualcuno lo sa come si facevano le fotocopie? Si pigliava un pezzo di carta, si metteva una macchina da scrivere, si metteva la carta carbone in mezzo, faccio veloce perché molti non sapranno come funzionava, e copiavo, poi se c'era un disegno, tiravo fuori, ridisegnavo a mano, la rimettevo dentro e copiavo. Provate a immaginare l'ufficio brevetti, questo era pure artritico. Allora che fa? Mi inventa una fotocopiatrice. Ci pensa, inventa la fotocopiatrice. Cacchio, ho fatto. Non è bene che non era un ingegnere, non era un fisico, era un avvocato. Va a cercare qualcuno che gli finanzia la fotocopiatrice e non trova un cavolo di nessuno che gli finanzia la fotocopiatrice. La storia racconta che lui va in IBM, gli fa: guardate, ho questa idea della fotocopiatrice. Quelli da IBM fanno: ah, figo, adesso verifichiamo. E decidono di non investire nella fotocopiatrice. Lo sapete perché? Perché quelli di IBM hanno fatto il seguente conto: hanno calcolato quanti fogli di carta carbone venivano venduti al mondo. Tutti sanno che cos'è la carta carbone, scusate, io l'ho vista le fotocopiatrici, le macchine a scrivere, a voi probabilmente non sapete che sono, no? Se mettevano due fogli, si mettevano un foglio di carta carbone in mezzo, se scriveva la carta carbone passava la fuligine sul foglio. Con un foglio di carta carbone poteva essere usato al massimo 5 volte, poi dovevi buttare.
ok? Perché non si poteva scrivere. E si potevano fare al massimo 5 copie contemporaneamente, c'era la regola del 5, cioè quando tu battevi potevi fare al massimo, spingendo forte, cosa arrivava fino all'ultimo. Quindi hanno fatto quante carta carbone veniva venduta al mondo, l'hanno calcolata e hanno detto, hanno calcolato quante copie venivano fatte e hanno detto, ah, seppure sta macchina fotocopiatrice è tale per cui noi la vendiamo e tutte le copie del mondo le famo con la fotocopiatrice, non ci rientriamo di investimento, per cui non investiamo. E non ci hanno investito. E il tizio, sapete, è morto senza aver venduto il brevetto. Ok? Siccome andiamo veloce, non c'è tempo, se stavate a Innovation Lab, adesso vi smanchiavo la minchia per ore dicendo perché è successo, e voi stavate dicendo un sacco di stupidaggini, vi spiego per quale motivo è successo. È un motivo molto semplice, perché il tipo non era capace di dare a questa, diciamo, invenzione, che non lo sappiamo, no? Saremmo diventati ricchissimi se ci avessimo il brevetto da macchina fotocopiatrice nel 1935, di metterla in nessuna cavola di prospettiva. Cioè, lui, sono i suoi eredi che la vendono alla Xerox, no? La Xerox, in americano fare fotocopie si dice fare tu Xerox. Perché quelli della Xerox non è che semplicemente hanno preso la macchina fotocopiatrice e serve per fare gli avvocati. Loro hanno capito una serie di cose. Hanno capito, per esempio, non lo so, che l'energia elettrica era maggiormente disponibile nelle aziende, quindi si poteva attaccare. Che gli sviluppi moderni dell'elettronica facevano sì che i costi di produrre una macchina fotocopiatrice sarebbero diminuiti e quindi si poteva farne a costi più bassi. Hanno capito che c'erano dei cambiamenti sociali negli Stati Uniti, per cui meno gente lavorava nelle miniere e più gente andava a lavorare negli uffici, e negli uffici si ha bisogno delle copie. Cambiamenti sociali che non riguardavano soltanto gli uomini, ma riguardavano anche le donne, per motivi su cui non discuto, perché altrimenti succede l'ira di Dio. Le donne sono più brave a battere a macchina che gli uomini, non c'è paragone. E quello che accadeva è che sostanzialmente, siccome c'erano dei cambiamenti sociali che facevano sì che le donne aumentassero lo stipendio, il costo di una dattilografa saliva. Siccome la dattilografa, per quanto possa essere brava, quelle copie lì fa nell'unità di tempo, aumentava il costo delle copie. È chiaro? Va bene? E inoltre avevano capito che quella roba lì avrebbe abilitato nuovi mercati. Che ne so, gli studenti universitari fanno le fotocopie illegali dei libri, ma chi vende la fotocopia ci fa soldi. È chiaro? Cioè, quelli di Xerox hanno messo quell'invenzione all'interno di una serie di trend di natura sociale, economica, finanziaria, tecnologica, che faceva sì che quella roba lì ci avesse perfettamente senso. È chiaro? Quindi noi, quando abbiamo un'idea, dobbiamo sempre cercare di capire, ma quale sono questi trend che stanno dando forma al mio futuro? È chiaro? Cioè voi dovete fare questo cavolo di lavoro, che è difficile, ci si sbaglia sempre, capire quali sono i trend, ripeto ancora una volta, sociali, economici, politici, tecnologici, finanziari, economici, che stanno dando forma al mio futuro. Come sarà fatto sto cavolo di futuro? Capito? Perché se capite questa roba qua, state un passo avanti, e vi faccio degli esempi pratici dove cacchio sto. Quindi sostanzialmente vision significa, scusate banalmente, vision quindi significa guardare nella sfera di cristallo dove cacchio va il mondo, no? Quindi capire quali sono i trend che gli altri non vedono e che stanno dando forma al mio futuro. Vi faccio degli esempi pratici. La più famosa di tutte, television, è quella della Microsoft. Nel 1975 Bill Gates si alza in piedi e fa: secondo me nel futuro ci sarà un computer su ogni tavolo di un ufficio. E tutti quanti dicevano che era scemo, ok? Quindi lui aveva un'idea del futuro, nel quale nel futuro tutti quanti gli uffici avrebbero avuto su un tavolo un computer. La mia prima startup, quella ha fatto un sacco di soldi, nel 97, quando l'abbiamo fatta, la persona che poi faceva il leader, mi spiegò, guarda, sta roba di internet è una figata, perché su internet non serve soltanto per visitare i siti zozzi, ma ci nasceranno nuovi servizi. E io ci ho creduto. E quindi siamo andati in giro a raccontare che su internet sarebbero nati nuovi servizi. Questa era la nostra vision. Nel 2002, quando ho fatto quella che non è andata bene, mi sono alzato una mattina e ho detto, sai che, secondo me in futuro la gente, col cavolo che vuole usare le lire, l'euro per fare le spese, vorrà usare altre cose, per esempio i bitcoin, i crediti di Facebook, all'epoca non sapevo che esistevano, vorrà usare quello, cioè, avevo tutta una serie di motivi miei perché pensavo che sarebbe successa questa roba qua, ok? Sono tre esempi di vision. Ah, voi siete di ma io voglio fare una startup, ma non è che ho sta vision, cambio il mondo, la currency, no? Una cosa più semplice non si può fare, non la posso fare la startup. No, la cosa bella è che delle cose delle vision, che potete farle anche banali, e funzionano lo stesso. Io racconto, a me nessuna università mi ha mai chiesto di fare anche un seminario, ok? Quindi, perché sono somaro. Quindi vi racconto tutte le cose che conosco io. Nel 2009 io ho fatto un giro dell'Europa per motivi di lavoro. Sono stato in Portogallo, in Spagna, poi sono andato in Polonia, Ungheria, Germania e così via. Ora, ognuno di noi ha le sue fisime. Io quando mangio un animale,
questo animale deve avere due caratteristiche, uno deve essere morto e due deve essere cotto, quindi a me fa schifo il cibo giapponese. E vado, mi ricordo, a Lisbona e mi portano a mangiare un cavolo sushi bar, perché siccome stavo lì per lavoro, poi vado a Barcellona, sushi bar, a Varsavia per 3 giorni mi hanno riempito questo cavolo di sushi bar. A un certo punto ho cominciato a pensarci, torno in Italia, chiamo, c'ho un amico che si chiama Mario, che ha un bar al centro di Roma e si sta sempre a lamentare che non si batte chiodo, stanno troppo tasse, ci vorrebbe un'idea. Faccio, guarda Mario, preparate che sta arrivando la moda del cibo giapponese, ok? E lui si è ammazzato da ridere, cioè me lo ricordo come se fosse oggi, cioè, forse l'informatica ci capisci qualche cosa, lascia sta roba, che no? E parole testuali, mi scuso Asuro, ma te pare che gli italiani sono così stronzi che si mangiano il cibo giapponese? Questa fu la sua domanda. C'avevo ragione io, perché? Perché io avevo avevo avuto una vision, ho pensato che voglio dire, io ho 50 anni, sono una persona, ma qua dentro quanti ce ne stanno che sono cresciuti con quei fregnacci, i manga, le cose, che vogliono studiare giapponese, tutta sta gente ormai è traviata, togliamogli i soldi poverini, in base al principio di quattrini e minorati, presto separati, no? Ok, c'avevo ragione io, quindi non è che bisogna per forza averci una vision, passata, no? Una buona vision ha 4 caratteristiche, una è breve, adesso quanto sono breve queste, quelle che vi ho scritto? Non è che dovete scrivere nell'ottica perimetrica delle nuove cose esperienziali, no? Voglio dire, breve, corto. Se capisce, cacchio, ho capito che hai detto. Non è detto che ho capito significa che sono d'accordo, anzi, quelle belle spesso sono quelle su cui non avete d'accordo. Nessuna di quelle vision che vi ho fatto vedere prima fighe, la gente era d'accordo. Purtroppo non sono manco d'accordo quando dite delle stupidaggini, quindi non si riesce mai a capire se è stata di una stupidaggine o è stata di una cosa figa, no? Però la cosa interessante è che però per essere valida, questa vision deve diventare rapida, rapidamente evidente a tutti, cioè voi li dovete anticipare. Quando noi siamo andati in giro a raccontare che internet sarebbero nati nuovi servizi, la gente si ammazzava da ride. Ma 8 mesi dopo tutti quanti erano d'accordo con noi, cioè li abbiamo anticipati leggermente, ok? Perché se voi ci avete azzeccato e la cosa diventa vera fra 10 anni, vincete il premio Giulio Verne, ma la vostra startup ha chiuso 64 volte, perché no, state a fare una cosa che... Quindi deve diventare... E infine, la cosa interessante è che dura un sacco di tempo, se pensate a quelle cose che vi ho detto prima, avendole azzeccate, per un sacco di tempo... Vi vedete, così dice, tranquilli perché ci avete azzeccato, questo è bello, no? Tutte quelle che vi ho detto prima funzionano ancora oggi, sono passati 20 anni, 30 anni, 40 anni e ancora sono valide. Perché è importante che voi individuiate le trend prima che gli altri li individuino? Se volete fare una startup che interessa agli investitori privati, prima sentivo parlare di venture capital, io faccio questo mestiere, l'unica cosa che mi interessano sono quelle che risolvono i problemi di domani. Perché se voi volete fare una startup che risolve i problemi di oggi, cioè problemi che vede chiunque, questi problemi, oltre a vederli voi, siccome vorrei togliervi questa roba, gli italiani sono le persone più superbe del mondo, non è così. Posso garantire che in Google non so coglioni, vi posso garantire che in Fiat non so coglioni, lo vedono pure loro e c'hanno i soldi, gli ingegneri, conoscono il mercato, conoscono i clienti, fanno un mazzo così. Per cui voi dovete vedere i problemi un attimo prima che li vedono gli altri. È chiaro? Perché è solo a quel momento qua riuscite a guadagnare cose, cioè avete, pur essendo 4 sfigati al centro di Lecce senza soldi, zac, li freghiamo sul tempo, ok? Ok, e poi vi ho detto che è una vision, anche qui racconto sempre la storia di questo signore, era proprio lui, questa è la fotografia sua, lui si chiamava Ang Wang e c'era una società che si chiamava Wang Laboratories, nessuno la conosce, ma chi ha svariati centinaia di anni come il sottoscritto se lo ricorda perfettamente, perché alla fine degli anni 70 la Wang Laboratories era la società di informatica più figa al mondo. Se andate su Wikipedia scoprite che fatturavano, mi pare, 15-20 miliardi di dollari nel 1979, cioè, avete un'idea di quanti possono essere oggi? Cioè è una roba che Apple è una caccola, ok? Tutti vogliono andare a lavorare in... Perché? Perché il signor Wang disse, secondo me sto cavolo di Steve Jobs c'ha ragione. I computer... Lo sapete che succede? Succede che i computer sostituiranno le macchine da scrivere. La gente, perché dovrebbe usare la macchina da scrivere? Usa il computer, scrivo il documento, lo cambio, lo modifico, lo salvo, tutto quello che facciamo oggi noi ci sembra normale, in un folder, lo mando in stampa. Ma parliamo degli anni, alla fine degli anni 70, per attaccare la stampante al computer ci sono 3 lauree in ingegneria, ok? Bisogna stare lì, capito? Allora legge 12 manuali, allora prendi il livello a 5 volt, capito? No? Quindi lui fece un computer, che si chiamava Wang Computer, che faceva una cosa sola. Faceva scrivere le lettere, quello che fate voi quasi tutti quanti con voi col computer, scriveva le lettere, le salvava, le metteva così, le mandava in stampa e quindi
comincia a fare i soldi, perché di fatto stava riducendo la necessità di avere delle segretarie, stava distruggendo il mercato delle fotocopie e di tutti gli archivi, tutta sta roba qua, e comincia a fare un sacco di soldi. Dopo un po' però si accorge che questi soldi non ne sta a fare più abbastanza, si gratta la capoccia, cerca di capire cosa fa e chiama gli esperti, quelli che vi dicono come si fanno le startup di successo, e l'esperto gli fanno: guarda, secondo noi non devi fare più un computer che fa soltanto questa cosa, famo dei computer che fanno diverse cose, sotto ci mettiamo il DOS, sarebbe il padre di Windows, ok? Ci mettiamo il DOS, ci mettiamo sopra un sacco di programmi, tra cui il nostro, fabbrichiamo questi computer, li vendiamo più carini, più belli, e lui comincia a fare sta roba e va fallito. La Wang Laboratories è andata in bancarotta alla fine degli anni 90, anche alla fine degli anni 80, e quindi in 10 anni è passata ad essere l'azienda più figa del mondo. Gli americani hanno fatto così. In 10 anni passi da essere l'azienda più strafica al mondo al fatto di essere andata in bancarotta, ok? Anche qui ci sarebbe da chiedersi perché, ma il punto cruciale è che lui non aveva capito che lui aveva ragione. È vero che i computer sostituiscono la macchina da scrivere, ma mentre prima era proprio il computer che sostituiva la macchina da scrivere, perché era difficile attaccarlo alla stampante, era difficile dare il programma. Una volta che questi maledetti della Microsoft hanno fatto questo DOS, che sarebbe il Windows, tutti i computer erano uguali. Oggi voi avete difficoltà a attaccare la stampante al vostro computer? No. Perché quella roba lì che si chiama Windows o perché c'è app, il sistema operativo, quello che sta sotto, fa tutto il lavoro per voi, ok? Quindi non c'è più necessità di essere ingegneri per attaccarla, basta insomma un po' di sale in zucca, e spesso neanche quello. Cioè lui non aveva capito che la cosa che la gente gli interessava era semplicemente averci un software che vi permette di scrivere i documenti. Non è che dove c'è tutto il non è che voi comprate un computer per scrivere dei documenti, vi comprate il computer che vi pare a voi, così, 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 grosso, bianco, verde, giallo, lo pagate quanto per voi, ci comprate il software per scrivere documenti e quello fate, spendete, chi spende 100 euro per comprare, ma neanche quelli, 50, 30, 20 euro per comprare il sistema per scrivere documenti, è chiaro? Cioè lui non ha capito sostanzialmente che il mercato era cambiato, non era più necessario comprare un computer specifico per fare cose, bastava comprarsi un computer qualsiasi che aveva questo DOS e ci compro il software, non me lo compro per forza il computer tuo, è chiaro? Ora, questa cosa qui è dovuta al fatto che quando si parla di mission dovete capire bene qual è gli americani dicono il pain, cioè il problema grave, pain, usano il termine pain e non problema per dire non soltanto un problema, ma una roba che ti fa male, ok? Non lo traduco, ma quando si parla di questa roba qui in America si parla del pain in the ass, ok? Cioè, quella è l'unica cosa che ci interessa, ok? Qualcuno che risolve questo problema qui. Allora, lui non riusciva a capire qual è il pain in the ass nel coso. Cioè, il pain in the ass non è averci un computer che mi scrive, è scrivere. Bene, questa roba qui di fatto è la vision. Perché io prima vi ho detto che ho fatto la vision, ci stanno sti trend, Bill Gates, nel futuro ci sarà un computer su ogni tavolo, fantastico, che fai? Computer? Fai stampanti, fai mouse, che fai? I programmi per giocare, che fai? No, faccio un sistema operativo, il Windows, ok? Va bene? Allora, la mission è la risposta alla domanda: qual è l'esigenza in questo trend che avete visto, in questa vision, in questo tu c'hai la sfera di cristallo e vedi il mondo domani. Fantastico. Qual è il problema reale, grave che la gente ha? Glielo risolvo e dico anche chi so chi c'ha questo problema grave, non basta essere, no? Ok? E quindi vedete. Allora, vedete la prima è quello che dice Microsoft, è sviluppiamo un sistema operativo facile da usare, pensate a Windows, ho capito? Per chiunque produca hardware. Cioè loro volevano fare un sistema operativo che siccome ci sarà in futuro tutti quanti hanno un cavo di computer, io non voglio fabbricare computer, io fabbrico quello lì che fa sì che i computer si possano utilizzare, furbo, si chiama sistema operativo. La mia prima startup, ho detto che facevamo servizi su internet, ok, abbiamo detto, ma se nascono i servizi su internet, questi servizi, pensavamo, qualcuno li dovrà pagare. E abbiamo fatto un sistema, billing system, adesso non mi frega niente, insomma, un sistema che fa pagare i servizi internet. Quella che ho fatto nella seconda volta, notate bene che qua c'è scritto che cosa faccio, un sistema operativo e per chi? Per chi fa hardware? Qui che faccio? Un sistema che fa pagare per chi? Per i telco operator, vedete? Nella seconda startup, adesso la faccio corta, facevamo una cosa assolutamente fighissima, per chi? Per i telco operator ancora, per gli operatori di telecomunicazione. Quindi chiediamo sempre che cosa facciamo e per chi? Questa è fatta bene, questa è fatta bene, questa è una cagata, perché noi pensavamo che il mondo sarebbe cambiato, ma questo mondo l'avrebbero cambiato Telecom Italia, TNT, Deutsche Telekom, e questo è il motivo per cui abbiamo sbagliato. Non avevamo capito che il mondo l'avrebbe cambiato Zynga, Facebook, Google, ok? È chiaro? Quindi leggendo questa, semplicemente leggendo questa cosa qui, chiunque oggi la legga capisce perché è sbagliata. Capisce? Questa è andata male, questa è andata bene, questa è andata bene.
Ok? Quindi ho visto nella sfera di cristallo come sarà fatto il mondo, individuo, quindi sono in grado di rispondere alle domande fondamentali. Cosa sto facendo e perché lo sto facendo? Augusto, risolve questo problema, perché secondo me in futuro ci saranno queste cose qua. Ok? Ora, la cosa interessante è che, di questa roba qui, è che da subito potete cominciare a raccogliere dati pro e contro queste vision e queste mission. Facciamo un esempio. Vision. Nel futuro la gente non userà la macchina. Ok? Dati a favore. Allora, dunque, il prezzo delle macchine sta scendendo, significa che il mercato ha problemi. Petrolio, sempre più difficoltà a tirarlo fuori. Il costo della benzina sta aumentando clamorosamente. Ok? Tutta roba che dimostra che c'ho ragione. Ok? Come lo risolveranno? Come si muove la gente? Ci penso un attimo e faccio, ah, tutti andranno sul mulo. E quindi che faccio? Zoccoli per mulo in titanio. E comincio a raccogliere i dati. Quanta biada viene venduta al mondo? Il numero dei muli sta aumentando? E mi accorgo che qualcosa non sta proprio andando così, no? Ah, è importante che voi raccogliate dati pro e contro. Perché? Per due ottimi motivi. Cominciamo da quello meno importante. Convincere gli altri che la vostra è una buona idea è difficilissimo, è praticamente impossibile. Ok, potete avere l'idea più trafica del mondo, nessuno ci crede. Siete Steve Jobs, andate da Best per quelli che fanno così. Ok? Allora, dovete avere, la gente si convince perché voi ci avete parlantina, ci avete, guarda, succede questo, i numeri sono quest'altro, sta succedendo questo e così via. E anche contro, perché se quelli vi obiettano con i dati contro, voi sapete già qual è la risposta che dovete dare, ci avete pensato. Ma il motivo per cui, vero, per cui sono importanti raccogliere i dati contro, è perché è facilissimo innamorarsi delle idee sbagliate. Quanti di voi conoscono quelle coppie che voi li vedete subito che non vanno d'accordo e quelli continuano per anni, si sposano, fanno i figli e poi divorziano? E tu dici, ah stronzo, ma te l'avevo detto la prima volta. Perché quando in un progetto ci avete impegnato tanto tempo, passione, denaro, cosa, vi rimane difficile ammazzarlo. Cioè più ci perdete tempo e più è difficile lasciarlo. Allora è importante che quando state ancora nella fase dell'idea, raccogliete i dati contro, perché mi sa che ho detto una fregnaccia, vabbè, chi se ne frega, mi sono sbagliato. Non vi costa niente. È chiaro? Il mondo, l'Italia e il mondo è pieno di gente che ci viene a proporre dei progetti che è evidente che non vanno da nessuna cavola di parte. E quelli, no, ma però io penso che, sì, ho capito, penso che, però non funziona. Ok? Perché no, perché sono stupidi. Perché ci hanno messo ormai talmente tanto impegno che gli rimane difficile sparare al cavallo zoppo. Ok? Ok, la vision e la mission, abbiamo detto che tutti questi trend vi fanno capire qual è il mercato. Benissimo, se volete interessare un investitore privato, se mi volete interessare a me, che tipo di mercato vi interessa, potete prendere? La risposta è banale. Mercati grandi, grandi significa miliardi di dollari. Il primo mi viene a dire, ah, funziona fighissima, 300 milioni di mercato, io mi scompiscio da ridere per due ore, ok? Non sono interessata ai mercati sotto casa vostra. Miliardi di dollari che crescono rapidamente, significa quest'anno famo 1 miliardo di dollari, l'anno prossimo famo 1,5 miliardi, fra 2 anni stanno 2-3 miliardi, fra 4 anni 6 miliardi. Il mercato degli smartphone, dove cacchio stanno? 3 anni fa non esisteva, 4 anni fa non esisteva, poi hanno venduto 500.000 smartphone, poi hanno venduti 3 milioni, poi hanno venduti 10 milioni, poi hanno venduti 100 milioni. Questi sono i mercati che ci interessano come investitori privati. Ci interessa sostanzialmente che voi stiate prendendo l'onda nel momento che sale. È chiaro? Perché pure se sbagliate tutto quanto, l'onda da per sé vi fa... Io la mia prima startup era tutto sbagliato. Tutto. Non abbiamo azzeccata una che fosse una. Tutta sbagliata. Noi pensavamo di averci un surf fighissimo, di aver preso l'onda figa e... No? C'avevamo una cassetta dalla frutta. Abbiamo sbagliato tutto, però l'onda l'abbiamo presa al momento giusto e ci abbiamo fatto un sacco di soldi. Ok? Se dovete soltanto rinunciare a una cosa, di queste due, dovete rinunciare a questo, non a questo. Cioè a voi dei mercati grandi che non crescono rapidamente, non vi interessa. E ve lo dimostro facendo un piccolo esperimento. Vi faccio una domanda, rispondete mentalmente ma onestamente, non famo la solita cosa, film preferito, tutti pensano Giovanni una coscia lunga, no, preferisco Fassbinder. No, non voglio, ok? Allora, provate a pensare, siete pronti? Provate a pensare, senza dirmelo, pensate, però al volo. Bibita analcolica al gusto di cola. Figo, tutti ci hanno pensato? Fantastico. Motore di ricerca per internet. Ok, quanti hanno pensato Cutolo Cola? Cutolo Cola, tutti hanno pensato tutti Cutolo Cola hanno pensato. Cazzo. Avete pensato talmente tanto Coca-Cola che pure hanno detto Cutolo Cola l'avete alzata la mano, ok? Quanti hanno pensato Pepsi Cola? Neanche uno sfigato qui dentro ha pensato Pepsi Cola. La Coca-Cola
vende, fa il 70% del mercato, pure se in bottiglia pipì. Ok? Questo è il motivo per cui non vi interessano mercati grandi che non crescono, perché non succede niente. Gli incumbent si chiamano, cioè quelli che ci stanno dentro, se mangiano tutto, qualunque cosa fate. A voi servono i mercati dove succede qualcosa, ok? Quella roba lì, se succede qualcosa, c'è il rischio che magari ci avete... riuscite a metterci una forchetta pure voi. Figo, fantastico, andiamo avanti. Questo è come dovreste iniziare a verificare se la vostra idea ha senso. Andate in giro e la buttate giù e scrivete in meno di 200 parole, in meno di 200... Allora, se volete fare startup e parlare con me, dovete fare l'opposto di quando fate startup e parlate con l'assessore. Più scrivete e a meno mi interessa, più parlate, meno mi interessa, più parlate difficile e meno mi interessa, ok? 200 parole, ma dovete essere Tolstoi per scrivere 200 parole, ok? Nel quale mi dite, A, quali sono i trend che emergono, che gli altri non notano e che avete visto solo voi? B, che fate? Per chi lo fate? Perché questa gente se lo dovrebbe comprare? Quanto è grosso più o meno il mercato? E per quanto tempo, secondo voi, passerà prima che gli altri se ne accorgono? Fate questa roba, la scrivete bene e poi andate in giro a raccontarla, ma non a me, a tutti, e vedete che faccia fanno, perché è utilissimo. Ok, a questo punto vi do la cattiva notizia, perché adesso fino adesso ho parlato, ah, l'idea è fondamentale, e le idee sono fondamentali, eh. Il problema fondamentale è che il mondo è pieno di buone idee. Vi volete vedo io. Vision, la gente non gli piace morire. Mission, faccio la pillola, me la mangio, campo 300 anni. Una buona idea, no? Vision, ai maschi in genere piacciono le femmine. Mission, mi faccio il coso, mi profumo, divento irresistibile per 2 giorni. Cacchio, ho fatto un sacco di soldi. No? Vision, ci ho messo 6 ore a venire a coso, a Lecce oggi. Mission, faccio un affare, spingo un bottone, in 5 secondi arrivo, mi autotrasporto dove mi pare. Di idee strafiche è pieno il mondo, ok? Allora, se voi avete soltanto l'idea, se voi andate in giro pensando di essere finanziati perché avete una bella idea, potete farci cascare gli scemi, ma a me no, perché io di destra fighe ne leggo 834 al giorno. Quello che dico, mi hanno insegnato a me in America, è che per trasformare una bella idea, l'idea è scema, lasciamolo sta, ok? L'idea è necessario che voi ci abbiate una bella idea, ma per trasformarla in una roba sensata servono 3 cose. Team, team e team. Ok? E quindi, visto che è così importante, vi parlo del team. Perché il team è così importante? Esattamente per questa domanda qua. Perché vi siete ammazzati da ridere quando ho detto che faccio la pillola dell'immortalità? Perché vi siete fatti questa domanda che fa qualsiasi investitore. Ma tu sei capace a farla, coppola? Ma dove cacchio mai? No? Quindi è inutile mi raccontare una bella idea se poi voi non siete in grado di farla. Ecco perché è importante il team. Allora, come si fa a riconoscere un buon team? Questo è un bel team? Stipi rincoglioniti? È sicuramente un bel team, no? Questo è Bill Gates. Era un racchio di dimensioni colossali. Questo è il suo numero 2. Ok? Cioè. Quindi non basta guardarli in faccia, eh? Non si riconosce guardandoli in faccia. Allora, adesso faccio un esperimento che mi riesce sempre, vediamo se mi riesce anche qui a Lecce. Pensate ai team con i quali avete lavorato. E sicuramente c'è stava almeno una persona che era meglio che non c'è stava. È sicuro, no? Cioè, ma avuto questa cosa. Però di porca miseria. Pensateci, io adesso, sapete, riconosco chi era quello scarso del vostro team. Sapete come? Tutti l'hanno pensato, avete scoperto che io scopro per ciascuno di voi chi era quello scarso del vostro team? Guardate voi. E ve lo dimostro. Allora, supponete di dover dire una qualità che ci deve avere un imprenditore, il nuovo Steve Jobs. Che qualità ci deve avere? Che basta che c'ha quella, già sta a metà strada. Ditemene. Che dovrebbe averci? Commerciale. Come? Qualità commerciale. Qual è? Deve saper vendere, quindi saper, diciamo, coinvolgere gli altri. Ok, mi piace. Poi? Perseveranza. Eh? Perseveranza, determinazione, grinta, voglia di riuscire. Bravo. Eh? Intraprendenza. Ok, quindi voglia di rischiare, capacità, coraggio. Mi piace, anche questa è figa. Poi? Leadership, ok, vabbè, lungimiranza era un po' intraprendenza, ok, so, capacità di vedere il futuro. Umiltà, certo, non deve essere un arrogante, ovviamente. Poi? Qualcuno che lo segue. Qualcuno lo segue, leadership, già, quindi capacità, eh? Fare gruppo, abbiamo già sono tutti quanti, eh? Fare soldi è il risultato, ho detto la qualità umana, fare soldi, che è una qualità. Intraprendenza, ambizione, ok, vabbè, ne abbiamo dette alcune. Allora, abbiamo detto che ne basta una. È quasi certo che abbiamo Steve Jobs. Se ce ne stanno 2, è sicuro che è stato Steve Jobs. Se ce ne stanno 3,
abbiamo Steve Jobs redivivo. Vediamo quanti Steve Jobs ci stanno qui dentro, eh? Cominciamo. Abbiamo detto che deve essere umile, quindi gli arroganti alzino la mano per piacere. Nessuno, ci sta uno lì dietro che ha capito come finisce la cosa, che si sta mettendo in mano. Poi, determinazione. Determinazione, voi, coraggio, i vigliacchi alzino la mano, vigliacchi, fatevi, palesatevi. Ok, c'è sempre lui che sta scherzando. Poi passione, che mi era detto, passione. Quelli che la mattina s'alzano, la fidanzata fa, ah, ma che hai dormito con me stanotte? Alzino la mano. Sempre lui, uno solo. E poi abbiamo detto leadership, quelli, i pecoroni, quelli che seguono gli altri, alzino la mano. Sempre lui. Poi che altro avevamo detto? Non mi ricordo. Cioè, quante cazzo, ce l'avete tutte quante? Tutti questi Jobs che stanno qua. A Lecce oggi? Cioè, voglio stare tutti. Se non state a fare Apple, vorrà dire che è colpa vostra che la startup andava male, no? Perché ce l'avete tutte. Allora, il motivo per cui questo gioco mi riesce sempre è perché è la classica dimostrazione che noi tutti siamo dei pecoroni. Cioè, diciamo, apriamo bocca e diciamo le stupidaggini che ci insegnano a dire. Perché l'unica cosa che è veramente importante, l'unica, è questa. Cioè, quelli bravi hanno una disciplina che voi manco ve sognate. Proprio stamattina, mentre venivo qua, qualcuno ha fatto un tweet su un articolo in americano che dice, ho scoperto che senza disciplina non si va avanti. E grazie al cavolo, 10 anni che andiamo a raccontare, ma che hai scoperto? Cioè, la disciplina è la capacità di fare ciò che va fatto quando va fatto, indipendentemente dal fatto che vi fa piacere o no. È chiaro? Questa è le altre cose, sono tutte cose sexy, no? Chi è che non è coraggioso, chi è a parola, chiacchiere, voglio dire, no? Questa invece è una cosa, siccome non va di moda, cacca, non si usa più disciplina, provaccia. Però è l'unica cosa che fa veramente la differenza. Ricordate che non è una roba che nasce dentro di qualcuno, ha detto, ah, ma io sono un artista, la disciplina è una roba artistica, tu sei artista. Tolstoi tutte le mattine s'alzava e scriveva 50 pagine, ok? Cézanne per 25 anni ha dipinto una cavola di montagna. Picasso tutti i giorni faceva 2 ore di disegno a mano libera. Mo' mi spieghi perché tu sei un artista e questi sono stronzi. Ok? Toglietevi le fregnacce dalla capoccia. Fare sta roba richiede una disciplina pazzesca. Disciplina significa non soltanto... Perché tutti quanti dicono disciplina perché io... Mi piace tanto sta roba, sì, ma tu stai seguendo la tua passione. La disciplina è una cosa differente. Fare un'azienda non è soltanto passione. E anche le cose che non ti appassionano per niente, ma che vanno fatte e che tu devi fare. Allora, la disciplina, ovviamente uno può essere disciplinato in certe cose e indisciplinato in altre, no? Qual è la disciplina più importante che serve? È quella dell'imparare. Cioè, come investitori noi siamo interessati soltanto in gente che abbiamo l'impressione che impara, impara facilmente. Perché deve imparare facilmente? Supponete di venirmi a raccontare, Augusto, facciamo questa startup, no? Questo è il nostro mercato. La domanda è, quanto conoscete voi del vostro mercato, secondo voi? Tanto, poco, tantissimo, tutto? Zero. Quanto? Zero. Zero. Lui dice che viene raccontata roba, non conosce niente del mercato. Karma non fa articolare risposta. Altri? Tanto. Ok, siamo stati a zero a tanto. Così c'è tutta la gamma, chi è che lo dice? Ah, il punto cruciale è che ovviamente voi non conoscete un cavolo del vostro mercato. Perché? Perché il vostro mercato è domani. Voi state a fare la startup adesso, non c'avete un cavolo di prodotto da lanciare, non c'avete niente. Quindi il vostro mercato arriva domani. Magari oggi, pensate che c'è l'idea più strafiga del mondo, contemporaneamente in America c'è qualcuno che ha 30 milioni di funding, che la sta a fare e domani esce col prodotto. Domani cambia la legge regionale e voi non potete più vendere quella roba lì. Fate la pizzeria a taglio al centro di Lecce, vi sembra una strafiga fighissima? Perché è carina, questo qui la gente ci abita, sono in una zona, la gente ci abita, quindi faccio pizzeria a taglio, se a pranzo e cena la vendo, vi salta la fogna, porca miseria, sono saltata la fogna, bloccano la strada per 3 mesi, non fate un soldo. Dopo 3 mesi la strada è rifatta bella, figo, meno male che bella strada. Siccome la strada è fatta talmente bella che qualcuno ci mette una banca lì davanti, quindi comincia a uscire fuori delle persone che abitano e metterci la banca. E voi pensate, cacchio, però stanno un po' a diminuire le persone che arrivano la sera perché la banca è aperta solo del giorno. Siccome è aperta la banca apre McDonald's, ma fa un mazzo così. Cioè voi vivete, il bello e il brutto di fare gli imprenditori, che vivete in un mondo di sorprese. Non vi potete permettere di vedere il mondo come lo vediamo tutti quanti, coi paraocchi, no? Basta che andate su Facebook, leggete le cose, la gente dice tutte le cose coi paraocchi, sempre così stanno. Se volete fare imprenditori, sta roba non ve la potete permettere. Tutte le mattine vedo alzare e fa, porca pupazza, che è successo ieri che potrebbe avere impatto su quello che sto facendo io? E dovete essere bravi a riconoscerlo.
Perché sennò fate la fine del Wang, non lo capite che quello sta cambiando il mondo. Questa vado avanti, non ve la faccio. La seconda disciplina più critica è la capacità di fare team, cioè di trovare gente nel vostro team. È una cosa che sbagliano quasi tutti. Questa la salto perché così non vi va. Allora, come si fa? Le cose importanti, siccome ho detto che sapere imparare è così importante, la prima regola per fare un buon team è lasciare fuori quelli che non sanno imparare. Ok? Chi sono quelli che non sanno imparare? Tipicamente sono quelli che hanno due caratteristiche. La prima, quelli che sono la parte migliore della razza umana. Quelli per cui gli altri sono sempre corrotti, gli altri evadono, gli altri fanno schifo, gli altri... Quella gente là li mettete nel team di quelli bravi. Voi vi pigliate gente che si dura sulle mani, che le mette nel guano, squazza, ok? Cioè, evitate di prendere a bordo gente che poi, siccome cambieranno le cose, cioè le cose non andranno come pensate che vanno, dovranno cambiare. E ogni volta che le cambieranno inizierà la discussione perché l'idea non è più etica, non è più figa, no? Evitate di pigliare queste persone, ok? La seconda persona, gruppo di persone che dovete evitare sono quelli che non sono abituati a sentirsi dire di no. Li conoscete, quelli che hanno 110 a scuola, all'università, andate a casa loro, Gigino, la mamma ti prepara il cappuccinetto, vai al bagno, ti faccio un e evitate, a voi vi serve gente che ha le cicatrici qua, non hanno, sfigati che non hanno mai avuto una fidanzata, quella che ci hanno avuto si è scoperto che era un maschio, il padre gli amenava, cioè gente che è abituata, poveraccia, a piare un sacco di botte e di rialzarsi tutte le volte, no? Come dice il proverbio cinese, cadrai 7 volte e ti rialzerai 8, ok? No chi non è, mato, non è nato per terra, è chiaro? Vi serve quella gente là, perché fa sta roba, è difficile. Tenete presente che dovete avere subito dall'inizio chiarezza su che decide, non state facendo il Parlamento, non potete prendere decisioni, non è una democrazia una startup, per cui siamo noi tre, lui decide sulla parte tecnica, lui decide sul marketing, io decido sulla strategia, punto. Giusto o sbagliato che sia, chiarite subito quali sono i ruoli, chi decide cosa e quando. Come diceva Scott McNeely, la migliore decisione è la decisione giusta, la seconda migliore decisione è la decisione sbagliata. Non prendere decisioni è la cosa che vi fa ammazzare istantaneamente ed è l'errore che fanno un sacco di startup. Arrivano là e tu dopo 5 minuti che ci parli ti accorgi subito che i founder, che magari erano amici, già fanno le cose basate sulla politica, no? Mi sto a gestire l'amico, non se lo potete permettere, dovete prendere decisioni, zan, come spade. Queste sono alcune domande che vi dovreste fare su quelli che stanno a bordo con voi, diciamo 100% danno lo stesso tempo che danno voi, vi siete d'accordo su tutto, ve le lascio, ve le guardate tutte quante. Alcune domande fondamentali sono: come vi vedete le quote dell'azienda? Siete in 3, 33, 33, 33 è la risposta sbagliata, significa che avete preso una risposta politica. Chi prende, se cominciate a fare i soldi come li vedete? Che succede se finite i soldi? Che succede se mentre vi state a fare un mazzo pazzesco a uno gli arriva Google che lo chiama e gli dice senti vieni in America a $250,000 l'anno? E quello puff sparisce, ah fantastico, e voi chiudete la startup, ok? Queste sono 4 domande critiche che non si fa mai nessuno. E questo la salto e queste sono le domande che mi faccio io, poi vi reggiro. Tenete presente che quando io esamino una startup, 3/4 del mio tempo se ne va nell'esaminare il team. Ok, mi ha detto la vision, mi ha detto la mission, ok, mi sembra che potrebbe funzionare, figo, non è una roba stupida, mo dimmi chi sei. E quindi dimmi chi sei, che reputazione c'hai, dimostrami che c'hai il fegato che serve a fare decisioni difficili e così via. Ricordate che lavorare in team significa 2 cose. La prima, voi dovete essere assolutamente certi di quello che dite. È chiaro? Assolutamente certi. Voi avete un modello chiaro dentro la capoccia, chiarissimo. Ma voi lo sapete che è un modello. Voi ci avete pensato, l'avete costruito, ci avete speso un sacco di tempo, ma è un modello, per cui in continuazione cercate roba che lo mette in crisi, per vedere se resiste allo stress. Non cercate, come fate a riconoscere una startup che va male? Trovate il leader e intorno tutta gente che gli dice bravo, bello, forte, è uno che non mette mai alla prova quello che pensa. A noi ci serve gente che invece tutti i giorni cerca, proprio cerca attivamente, qualcosa che mette in crisi quello che penso, perché proprio perché sono sicuro, ma è un modello. Ci trovi questo doppio cosa. Quindi tenete presente che chi fa startup solo 2 cose sono importanti. A, i soldi. Qualcuno vi dà i soldi, fate questa idea, ve la pago, figo, vi danno i soldi e fa quello che vi piace. Ok? Secondo, gli insulti. A voi vi piace essere, come startupper, vi piace essere insultati.
Voi andate là e dite: guarda, ho avuto questa idea del social network dei gatti. E quelli quanti: ma sei uno stronzo, questa roba non funziona mai perché sei un coglione. E ve lo dicono proprio così: ah, che bello! Perché vi stanno dando un punto di vista molto differente dal vostro, e ve lo stanno dando in maniera tale che ve lo ricordate a lungo. Perché se qualcuno vi dice: bella questa idea, però, voi pensate: bella questa idea, virgola, però, e vi dice qualche cosa, voi traducete: bella questa idea, punto. Ok? Volete aiutare i vostri amici che fanno startup? Ditegli quello che pensate senza tanti giri di parole. È l'unica cosa che li aiuta, perché li aiuta in continuazione a vedere se questo modello resiste agli attacchi. Ok? Ricordatevi che fare una startup non è fare, non c'è niente a che fare con l'amicizia, ma se la progettate bene, l'amicizia sarà un prodotto della vostra startup. Improvvisamente vi accorgerete che se tutti quanti lavorate per la stessa cosa, per lo stesso obiettivo, con lo stesso ingaggio, con la stessa voglia, con la stessa integrità morale, diventerete amici, perché come diceva Rockefeller, a me piace, la metto sempre questa frase, e fa tutta la differenza fra il modello americano e la mafia, no? La vedete lì? Un'amicizia basata sul business è meglio del business basato sull'amicizia. Ok? La terza disciplina critica è chiaramente il mercato. Qui vi dico due cose sul mercato. Cosa conoscete del vostro mercato? L'ho chiesto prima, quindi la risposta è? Col cavolo. Conoscete tutto ovviamente del vostro mercato, perché voi non conoscete niente del mercato nel quale opererà la vostra startup. Ma di quello che c'era successo fino a stamattina dovete conoscere tutto. Perché voi dovete essere in grado di dirmi: Augusto, io non lo so cosa, io ho un atteggiamento di umiltà, un futuro nelle mani del Signore. Ma fino a stamattina è successo questa roba. Se io porto, allora proietto nel futuro questa roba, allora potrà succedere questo, questo e quest'altro, è chiaro? Quindi voi dovete conoscere benissimo i vostri competitor, potete conoscere perfettamente i vostri clienti, quanto costa il vostro prodotto, quanto costa sui vostri mercati, chi sono i vostri competitor, il nome, il cognome, come si chiama la moglie, il cane, il gatto, perché ci hanno investito. Tutto, ma tutto per davvero. Qualcuno pensa che io sto scherzando, tutto per davvero. Conoscere, mi convincete se sapete il nome del cane, dei founder della startup, ok, forse conoscete la vostra storia, i vostri competitor. Allora, ci sono tre concetti per valutare il mercato e poi chiudo e l'annoio. Il primo si chiama TAM, sta per Total Addressable Market. Significa il mercato che voi ci avreste se c'è state. Siccome quando la gente viene a raccontare il mercato sbagliano sempre, cerco di aiutarvi e vedo. Allora, il TAM è il Total Addressable Market, il mercato che ci avete se c'è state soltanto voi. Se solo voi fate un servizio di telefonia in tutto il mondo, quanti soldi fate? Questa roba si fa con due sistemi. Il primo è se cerca su internet l'analista, quello che dice i grandi analisti che dicono com'è. E il secondo è fate un po' di ragionamenti voi. Vi faccio due esempi, li vedete qui. Il primo l'ho fatto per scopi didattici. Supponiamo di voler fare un'azienda che vende gelato negli Stati Uniti. Vado sulle analisi di mercato e scopro che negli Stati Uniti vengono venduti 10 miliardi di dollari di gelato l'anno. Questo è il mio total addressable market, c'è soltanto io che li vendo, l'anno scorso hanno venduto 10 miliardi di gelati, questo è il mio TAM. Nella mia prima startup, ricordate che ho detto che vendevo agli operatori telefonici? Vendevo, che cosa ho fatto? Mi sono andato a vedere quanti operatori telefonici ci stavano nel mondo. Cioè, fisicamente ho cominciato in Francia, Italia, chi ci sta? Telecom Italia, Omnitel, Wind, in Francia chi ci sta? Track, 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 e l'ho contati tutti. L'ho contati per, mi pare, per 130 paesi, ok? Il Burundi l'avevo saltato. Però per 130 paesi mi sono contato tutti gli operatori che ci stavano. Siccome sapevo quanto costava in media una istanza del mio prodotto, ho fatto la moltiplicazione e ho scoperto che il mio mercato era 30 miliardi. Ok? Vedete, un'analisi, queste si chiamano bottom up e questa top down. Cioè, uno, ho preso un report e qua mi sono fatto, ho usato un po' il cervello. Questo è il total addressable market. Se ci sto soltanto io, a questi operatori gli vendo 30 miliardi di servizi di fatturazione. Purtroppo non ci sto soltanto io. E quindi il secondo concetto è quello di SAM. SAM sta per Serviceable Addressable Market. Significa che voi a un certo punto dovete fare un cavolo di business model. Io mi auguro che tutti qui dentro sappiano che cos'è un business model e che differenza ci passa tra un business model e un business plan. Voi avrete un cavolo di business model. E quindi questo business model fa sì che voi non potete andare a prendere, per esempio, tutti i gelati degli Stati Uniti, ma all'inizio decidete di andare soltanto nei supermercati. Quindi non vendete il gelato dappertutto, gli Stati Uniti, ma lo vendete soltanto nei supermercati.
prendete ancora le analisi e scoprite che nei supermercati vengono venduti 6 miliardi, il 60% dei gelati venduti negli Stati Uniti vengono venduti nei supermercati, ok? Nel mio caso, il caso reale, che cosa ho fatto? Ricordate, io ho detto che facevo un sistema di fatturazione per gli operatori che facevano servizi internet, quindi mi sono preso non tutti gli operatori del mondo, ma quelli che avevano servizi internet attivi, ok? E mi sono contato quanti erano, ho scoperto che erano più o meno la metà, ok? E ho scoperto quant'era il serviceable addressable market. Questo non è abbastanza, perché poi una volta che avete fatto un business model, voi dovete fare un business plan, e quindi scoprite che, per esempio, Augusto, guarda, noi vogliamo vendere i gelati negli Stati Uniti, iniziamo vendendoli nei supermercati e ti sto chiedendo dei soldi perché vorrei partire dalla città di New York. E quindi quant'è il gelato che viene venduto nei supermercati nella città di New York? 240 milioni. Nel nostro caso, volevamo vendere servizi di fatturazione agli operatori telefonici che ci avevano dei servizi IP, però all'inizio non è che ho fatto il business plan per andare a vendere roba negli Stati Uniti. All'inizio l'ho fatto, faccio ok, parto dall'Europa e quindi ho cercato di vendere soltanto agli operatori telefonici europei. Mi sono contato quanti erano, ho visto che erano 6 miliardi. Se è sbagliato a fare sto conto, non mi interessa quello che mi raccontate. Significa non conoscere il vostro mercato, non capisco come ragionate, non mi piace quello che mi state raccontando. Ed è un errore su cui che fanno tutti. L'errore, quell'errore del tipo, che cosa fai? Faccio un sistema di prenotazione alberghiera. Quanto è il tuo mercato? Ah, 180 miliardi è il mercato del turismo. Chi se ne frega che è il mercato del turismo? Tu che fai? Servizi di prenotazione alberghiera? Quant'è la parte dei servizi di prenotazione alberghiera? Voglio dire, è un'altra cosa, non è il mercato del turismo. Le presentazioni che vedo sempre è mercato, il numero degli smartphone sta crescendo. E chi se ne frega che fai? Vendi smartphone? No, vendo un'applicazione per trovare i piselli. Ho capito, chi se ne frega del numero di smartphone? Ok, investor ed errors, e chiudo e così non mi annoio più. Cominciamo, prima vi racconto una storia che mi piace moltissimo e farvi capire che cosa ne penso gli investitori. Io sono un investitore. C'è una panchina sul parco, nel parco, ci sono quattro persone. Uno è il manager di una grande azienda. Il secondo è un investitore. Il terzo è un imprenditore. Il quarto, che cacchio ne so, chi c'avete a Lecce di persona poco raccomandabile? Un tifoso della Lazio, ok? Queste quattro persone sono... Vabbè, i razziali sono internazionali, quindi lo conosco in tutto il mondo. Ok, arriva la mosca, si posa sul dirigente, quello la guarda e la scaccia. Va sull'investitore, quello la chiama e la scaccia. Va sull'imprenditore, quello la scaccia. Va sul laziale, quello la guarda, sa magna. Passano 10 minuti, arriva un'altra mosca, va sul grande manager, la caccia. Va sull'investitore, la caccia. Passa un imprenditore la guarda, la chiappa al volo e poi al laziale ne vuole comprare una? Ecco, questa non ve la scordate mai. Gli imprenditori sono quelli che per primi vedono le cose che gli altri non vedono. Ricordate, abbiamo parlato di vision, mission, dovete essere primi a vedere le altre cose. Gli investitori spesso non lo capiscono. Non vi arrabbiate con noi, perché noi vediamo il mondo con i vostri occhi. E soltanto dopo che qualcuno ci è venuto a raccontare un sacco di volte che i laziali si mangiano le mosche e cominciano a credere. Ok, quindi non pensate che gli investitori ne sappiano più di voi, ne sanno di meno di voi. Ok? Ciò nonostante, voi fate sempre degli errori. Il primo, ve l'ho già detto, non conoscete i vostri competitor. Fare una presentazione all'investitore e non conoscere i competitor non ha scuse. Voi fate una presentazione, io vado, che ne so, su Crunchbase, su AngelList, leggo i nomi dei vostri competitor, faccio, ah, ma perché non c'è Ciccio? Voi fate la faccia che Ciccio non avete mai sentito nominare e finita lì la discussione. Ok? Non conoscete il vostro mercato. Seconda cosa, questa è un classico, voi non avete competitor. E quando dite questa roba qui, si passa, correte il rischio, si passa all'insulto, cioè uno vuole... Cioè, no. Facciamo degli esempi pratici di gente che non ha competitor, che ne so, due esempi che mi sono capiti ultimamente. Uno che fa un quadricottero, sapete quegli affari che volano, no? Per fare sorveglianza delle ville dei ricchi. E mi spiega l'idea, no? Tu metti il quadricottero, quello lì parte, ogni 2 ore, ogni ora, 10 minuti parte, gira intorno alla casa, c'è una telecamera che si accorge se qualcosa si muove, se se ne accorge la prende, te manda direttamente la fotografia, il film sul tuo cellulare, tu puoi chiamare eventualmente la polizia, e ogni tanto poi si ritorna, si ricarica da solo, perché lui quando sta per scaricarsi ritorna nella sua gabbietta e si ricarica, e poi riparte, no? Sì, magari ci stanno dei piccoli problemi, se tira troppo vento o piove è un problema, però diciamo è figo, no? Tu te ne vai alle Bahamas, stai lì, ti arriva il coso.
Facciamo, chi sono i tuoi competitor? Non abbiamo competitor. Ho capito, come sempre dico, non c'è. Non abbiamo competitor. Cioè, scusa, ma se io compro 3 Doberman, arrivo in villa, apro, sposto i cadaveri che sono stati ammazzati da Doberman, entro, non è un competitor. Ma che c'entra quello far cane? Ho capito che quello far cane. Non è che un competitor fa forse le cose come dite voi, è uno che si sta mangiando nel vostro piatto. L'altra presentazione figa, questa l'ho vista a Lecce, qualche tempo fa. Ah, noi siamo etici, noi siamo al terzo etici, già mi ero rotto voglio. A un certo punto faccio, vabbè, fantastico, ma quanto è grosso sto mercato? 3 miliardi, cacchio, finalmente una cosa interessante, 3 miliardi. Chi sono i vostri competitor? I nostri competitor sono A. Faccio A, che modello di business ha? A, vende il software gratis, ok. B, vende il software gratis, C, vende il software gratis. Faccio, scusa, ma questi 3 miliardi chi sta a fare? No, tutti lo vendono gratis, no? Ma che c'entra? Gli altri fanno un'altra cosa, ho capito, ma questi 3 miliardi si stanno a mangiare loro, no te. E poi chiudo con il re degli errori stupidi. Tutti sanno che cos'è un EBITDA, per chi non sa che cos'è un EBITDA, EBITDA è il margine lordo, cioè gli incassi meno le spese, prima che dovete fare le tasse, gli ammortamenti, queste cose qua, ok? Va bene? Per startup piccole, famo che gli incassi meno le spese, prima delle tasse. Se fate il rapporto fra questo margine e gli incassi, molte delle startup hanno 65%, 70%, 72%. Tutte le volte noi leggiamo questo numero, questa è la nostra reazione, perché questo è il mondo reale. Nel mondo reale Amazon fa il 5%. Quelli che hanno inventato il Viagra faranno il 30%, Apple fa il 32%. Solo due aziende fanno più del 40%, una è Microsoft e l'altra è la scuola di stregoneria e alta magia di Hogwarts, però qui fanno dei trucchi contabili. Mo' mi spiegate come cacchio fate ad essere due volte più in gamba di sta gente. Evitate di scrivere le fregnacce. Andate a leggere cosa fanno gli altri. Conoscere il mercato significa evitare di fare delle figure di cacca presentando queste cose. Questo le chiudo sempre con una frase, questa se sembra impossibile, ma è possibile. Qui è dove sono io e questo è il fondo per il quale lavoro. E se avete roba interessante, figa, che vuole essere finanziata, noi la leggiamo. Roba interessante, figa, che può essere finanziata. Le cagate? No. Chiaro? Grazie. Sono stato nei tuoi. Allora, vorrei fare adesso, prima di una mezz'oretta di pausa, una sessione di domande e risposte con Augusto. Quindi chiedo a chi è sveglio di fare delle domande. Nessuna? No, per il momento no. Vai. Facili però le domande. No, vabbè, io più che altro confermo quello che hai detto, perché martedì sono stato da voi, ho fatto una visita in incognito. Ah, sì? No, sono venuto, ero a Roma Termini, aspettavo il treno di rientro a Lecce. Grazie. Ho avuto modo di visitare la struttura e mi piacerebbe approfondire oggi pomeriggio i vari argomenti che sono stati esposti nella slide. Non so quando vuoi, adesso o dopo. Io vorrei invitare un attimo il professor Schettino, visto che con lui abbiamo fatto prima una chiacchierata, vorrei sapere un attimo il suo feedback sull'incontro. Visto che abbiamo avuto quel dibattito prima. Adesso è l'ora di andare a mangiare qualche cosa, no? Ormai siamo in ipoglicemia, il cervello non funziona più, quindi... Poi gli ho dato il colpo di grazia, rotto. No, voglio dire che tutto quello... Cioè, è stato molto utile ascoltare, no, questo racconto, questo seminario, no? E io, sinceramente, il mio problema... è che ho bisogno semplicemente di trovare appunto di cioè un investitore oppure una grossa un'azienda che riesca ad avere fiducia nell'idea, che riguarda poi ecco, non so se appunto lei può, sì. Se mai dopo possiamo anche incontrarci dopo per poter discutere, che riguarda l'inquinamento chimico ambientale, che secondo me è un problema, diciamo, mondiale, globale. Io ho dei brevetti che utilizzano delle biomolecole, delle molecole biologiche, sì, sì, per valutare la tossicità di matrici ambientali, acque, suolo, anche refuli, percolati, nutriati, insomma, no? Ho già il kit
Il vantaggio che ha poi uno di questi brevetti è che questa molecola biologica la si può, questo protocollo lo si può utilizzare in loco, anzi, e quindi in pochi, in poco tempo, in pochi minuti, vi dà già la risposta sulla tossicità delle matrici ambientali, no? In quanto, ripeto, la tossicità deriva dalla presenza contemporanea dei vari inquinanti, quindi andare a fare analisi chimiche oggigiorno, che sono dispendiose, serve a ben poco, perché quello che serve è dire se il campione è tossico o non è tossico. Poi se voglio andare a vedere qual è l'inquinante, il tipo di inquinante, cioè, poi si può andare anche avanti. Prova a risponderle. Allora, il problema è appunto, siccome il problema è mondiale, è globale, l'inquinamento ambientale, che poi guarda caso no, associa anche diciamo, oltre diciamo, alla salvaguardia dell'ambiente anche la tutela della salute dell'uomo, perché queste molecole sono degli enzimi e quindi che rientrano nei processi fisiologici dell'organismo umano. Allora voglio capire se diciamo l'idea è interessante e il problema è globale e quindi il mercato secondo me dovrebbe diciamo esserci, no? Come mai non riesco a trovare appunto il finanziatore oppure chi al limite si può prendere anche la licenza e poi diciamo... Provo a risponderle. Allora, innanzitutto provo a metterla... Allora, tenete presente che il, diciamo così si dice, tutta la parte che riguarda oggi come dire, la crescita sostenibile e quindi sostanzialmente una crescita diciamo che è sostenibile dal punto di vista ambientale e dal punto di vista sociale è una roba che comincia ad avere un certo interesse, anche se un forte interesse, quindi il tema di cui parlava il professore è un tema importante anche per gli investitori. Io in particolare non mi occupo di questa cosa, io mi occupo di startup in ambito ICT, quindi non potrei esserle di aiuto, però posso dare un'indicazione di massima. Allora, anzitutto, diciamo, da questa prima cosa, la percezione, dovrei capire meglio la situazione che ho, è che uno, cioè anzitutto un problema un po' di confusione, cioè un investitore privato e un investitore aziendale sono due bestie completamente differenti, cercano due cose differenti, hanno dei linguaggi differenti e vanno perseguiti con delle strategie completamente differenti. Quindi utilizzare la stessa cosa per sparare al leone e per sparare alla gazzella non è la stessa cosa, perché si muovono in maniera differente. In particolare l'investitore tradizionale è interessato a fare un'azienda che rapidamente scala nel fatturato per poterla rivendere. L'investitore corporate è più interessato a sinergie con quello che sta facendo, quindi è meno interessato, se vuole, alla parte della crescita finanziaria. Per quanto riguarda invece i brevetti, siamo in un ambito dove i brevetti sono molto importanti, questo tipo di, diciamo, di problema che le sta indirizzando, io personalmente che non sono nell'ambiente l'ho già sentito dire tante volte, quindi ho il sospetto che siccome gli investitori ricevono molte proposte potrebbero averlo già analizzato da altri e quindi lei dovrebbe riuscire a capire gli altri che tipi di brevetti hanno e qual è quello che lei ha che li differenzia. Però ritorniamo sempre al solito problema, un investitore privato investe in un'azienda, non basta soltanto, se lei ha un brevetto e vuole vendere il brevetto io le consiglio di rivolgersi a chi fa patent brokering. E ce ne stanno in Italia persone che possono vendere brevetti anche a cifre significative. Se vuole, poi le do il nome di una, diciamo, dell'azienda numero uno in Italia per queste cose. Vende brevetti negli Stati Uniti e io conosco diversi docenti universitari che hanno monetizzato in maniera importante questa cosa. Un investitore vuole fare un'azienda, quindi il brevetto è una parte importante per la defendibilità e anche per provare ovviamente che la tecnologia ha una sua concretezza, ma poi è tutto il resto che va creato. Quindi il mercato marketing, chi sono i clienti attivi, gli early adopters, la produzione, la commercializzazione. Esatto, quindi bisognerebbe riuscire a vedere tutte queste cose qui. Le do, guardi, un numero, non ce l'ho su questo, le do soltanto un numero. Io ho lavorato per un fondo e noi abbiamo ricevuto formalmente, cioè a cui abbiamo dovuto dare una risposta, in meno di 3 anni 1472 business plan, il che significa, me lo ricordo a memoria perché ho fatto i conti, 1.34 al giorno, compreso sabato, domenica, Natale. Tralasciamo quelli informali, tipo questa chiacchierata. Io ogni volta che vado fuori, torno a casa e c'ho almeno 3 o 4 persone che mi hanno proposto qualcosa.
Tenga presente che di questi 1472 noi abbiamo investito in 12 proposte, che è lo 0,82%. Questo le dà un'idea di quanto è complicato per voi e anche per noi, diciamo, riuscire a trovare tutti gli elementi che debbano quadrare. Ci ha detto, le do altri due numeri, la mia prima startup, noi abbiamo fatto un sacco di soldi, prima che un investitore ci desse dei soldi noi abbiamo ricevuto quasi 100 no. Cioè 100 persone che ci hanno detto che non andava bene l'idea, non andava e o non andava bene il team, e o non andava bene il mercato, e o non andava bene, quasi 100. E quindi, diciamo, torniamo al discorso di prima, noi vediamo il mercato con i vostri occhi, quindi purtroppo siete voi che dovete capire come pensiamo noi e non noi che pensiamo. Ma poi l'idea l'idea poi avrà il suo sviluppo, perché non pensiamo poi di trasformare il tutto in una specie di stick che cambiando colore ti dà la valutazione del grado di tossicità del campione ambientale, quindi acqua, suolo, eccetera, eccetera. Capisco. Quindi questa è poi l'idea di sviluppo, no? Quindi... Tenga presente che, diciamo, qualche tempo fa sono stato a un'università dove abbiamo fatto un intervento su come pensano gli investitori, invece, che non è quello che abbiamo fatto oggi, e c'erano dei ragazzi che mi hanno parlato di alcune diciamo, start-up in ambito biomedicale per cure di malattie anche gravi, quindi apparentemente è sempre mercato, no? Però poi c'era con me un esperto del mercato che gli aveva dimostrato che quello che stavano facendo l'avevano già fatto, che ne so, in America, stavano 2 anni in avanti. Cioè, il problema è che per me, che sono un profano, mi sembrano tutte buone idee. Bisogna capire sul mercato che vedono gli investitori in quel campo lì, quanta roba stanno vedendo in quell'ambito e quanto costa poi sostenerle, perché le startup in quell'ambito lì sono costose. C'è una grossa azienda anche del nord che è interessata a queste cose, quindi all'aspetto che deve venire. È più facile parlare con le aziende, perché le aziende capiscono senza che bisogno campo ambientale, no? Esatto, che campioni ambientali, c'è tutto sotto di sé, le municipalizzate per i esatto acque. Ma no, io se vuole ne conosco una a Roma, se vuole gliela presento, cioè, diciamo, però entriamo nel campo non della mia attività di investitore. Vabbè, ok, grazie. Prego, si figuri. Ci vediamo dopo. Altre domande? Ragazzi, dietro al fondo. Dietro. Maria Alba. Io volevo approfondire un attimo il processo dei competitors, la definizione dei competitors, perché è abbastanza difficile, nel senso che come vanno, cioè i competitors sono solo quelli potenzialmente diretti oppure anche quelli che in un prossimo futuro potrebbero essere interessati all'idea? È la cosa più facile del mondo, però. Sì. Allora, tu devi sempre partire, no? Allora, tu dici, io faccio questa cosa e la vendo a questi clienti, va bene? Quindi, dico per dire, faccio questo prodotto che vendo non alle grandi aziende, lo vendo a quelli che fanno marketing strategico nelle aziende municipalizzate, dico per dire, va bene? Fantastico. Questa gente oggi, quel problema che tu stai indirizzando, lo risolve in un'altra maniera. Chi glielo sta risolvendo? Questa è la risposta che devi fare. Ok? Questa è la risposta minima che tu mi devi dare. Poi, se vuoi, puoi aggiungere degli elementi dicendo, ah, per me in futuro succederà questo. Ma oggi chi è che sta, tra altre cose, mangiando nel tuo piatto? Questa è la domanda più semplice. Ora, è evidente che ci stanno dei competitor locali, dei competitor regionali, dei competitor nazionali e così via. Questo dipende, diciamo, dal tuo business plan. Ripeto, fondamentalmente, un business model è la risposta alla domanda come fa la tua azienda a stare in piedi e a scalare globalmente. Un business plan è una strategia di implementazione di un business model. Una strategia potrebbe passare nel fatto che da qui in futuro diventiamo la nuova Facebook, da qui a 6 mesi vogliamo diventare il social network della Puglia. Per farlo faremo questa roba qui, allora mi racconti chi sono i tuoi competitor oggi e poi mi fai semplicemente vedere, poi quando cresceremo troveremo questi altri. Ok? Però tieni presente che se c'è un mercato ci sono dei competitor, altrimenti non c'è mercato, significa che non c'è il problema. Ok? Quindi non fare l'errore di sottovalutarli, perdici tempo, parla con i tuoi clienti. Il modo migliore per scoprire competitor è banale, non lo fa nessuno, è di parlare con i tuoi clienti. Banalmente vai lì e dici, senti, ma tu oggi questo problema come lo risolvi? E cerca di parlare. Io l'ho sempre fatto, quando l'ho fatto mi sono sempre trovato bene, ho trovato le risposte, spesso erano risposte che mi sorprendevano. Cioè la gente vuole parlare, vai dai tuoi clienti e fagli le domande.
ora non abbiamo accesso a ciò, io ho una serie di, se vuoi faccio delle slide proprio sull'argomento, esistono addirittura dei sistemi per fare le domande, se leggi su un po' di libri scoprirai che ci sono delle tecniche per fare le domande ai tuoi clienti, ai tuoi potenziali clienti. L'idea sempre buona è quella che prima di fare il prodotto tu vai a parlare con i clienti, perché dici guarda, non ti voglio vendere niente, sto qui soltanto per fare un'indagine di mercato, non voglio venderti niente, siamo qui in questo fantastico bar di Lecce, ti pago il caffè, dammi 20 minuti, vorrei, come lo risolvi oggi questo problema? E ti stai zitta e lo fai parlare. Questo è il modo migliore per scoprire chi sono i tuoi competitor. E poi cerca su internet, ovviamente. Altre? In fondo? Allora, facciamo una pausa di mezz'oretta. Faremo un'ora e mezza per lavorare sulle vostre presentazioni. Quindi chiunque ha una presentazione pronta o semipronta, possiamo lavorarci insieme in un workshop. Dopodiché, dopo un'ora e mezza, faremo delle presentazioni da 5 minuti più 5 minuti di domanda e risposta. Sfruttatela l'occasione, perché può essere, come diceva prima Augusto, un modo per confrontarsi con chi potrebbe essere il cliente. Quindi, se avete questa opportunità, sfruttatela. Ci vediamo tra mezz'ora.